siamo con il vescovo Giorgio Marengo, prefetto apostolico di Ulaanbaatar in Mongolia, piemontese di Cuneo, 48 anni, il più giovane del collegio cardinalizio. Il Papa, che viene dall'altro capo del mondo, ha chiamato un cardinale che spende il proprio ministero agli estremi confini della terra. Ecco, quali riflessioni le suscita questa circostanza? Beh, un grande stupore, un grande senso di riconoscenza al Santo Padre, perché per lui i piccoli e quelli ai margini sono importanti, se non altro non perché cerchiamo importanza, ma perché ci fa piacere. La piccola comunità cattolica in Mongolia è tanto felice di sapere che sono nel cuore del Papa attraverso questa scelta. Ecco, la Mongolia ha poco più di 3 milioni di abitanti e i cristiani cattolici sono una minoranza che fa fermentare però come lievito la pasta. Sì, ha usato l'immagine che a noi piace molto. Quando Gesù ha parlato del regno di Dio, ha sempre usato immagini di qualcosa di piccolo rispetto a qualcosa di grande. Il pizzico di sale, il seme che cade in terra e che muore, la luce di una candela fioca in una stanza buia. E penso che questo sia un po' siano le proporzioni del regno di Dio, al di là dei numeri. Noi amiamo riferirci a queste immagini non perché vogliamo cullarci in una sorta di boh, siamo piccoli, siamo diversi, ma semplicemente perché la realtà ci dice che quello che importa non è tanto il numero o la quantità, ma quello che conta è essere fedeli al Vangelo e offrire con onestà, con anche parresia, con coraggio il dono del Vangelo e aiutare le persone che lo accolgono a farlo entrare sempre più in profondità nella loro vita. In questi giorni con Papa Francesco lavorerete sulla Praedicate Evangelium, che è sulla riforma della Curia Romana, quindi una realtà culturalmente agli estremi veramente rispetto al luogo in cui lei spende il suo ministero pastorale. Ecco, secondo lei in che modo però questa esperienza le sarà utile nella sua attività di tutti i giorni? Oh, credo che sarà molto utile perché ci aiuterà a tenere questo sguardo aperto sulla realtà del mondo intero, della Chiesa universale. Cercando di non lasciarci troppo prendere dai problemi piccoli o grandi che possiamo avere, ma che sono illuminati dalla bellezza intanto di sapere che la Chiesa è presente in tutto il mondo e continua la sua missione di evangelizzare, e poi imparare dalle esperienze di altri pastori con molta più esperienza di me, proprio perché io sono il più piccolo, e imparare da loro per dare anche delle risposte alle nostre sfide quotidiane. Il più piccolo tra i pastori, ma Papa Francesco l'ha scelta per diventare cardinale, ha avuto modo di sentirlo dopo l'annuncio della nomina, e quale significato ha questa nomina per una realtà come quella della Chiesa in Mongolia? Beh, un grande stupore ovviamente mi ha raggiunto quando ho avuto questa notizia e ho scritto al Santo Padre. Ci siamo visti recentemente, ma in altri contesti, quindi non è stato possibile parlare a cuore. Per la Chiesa in Mongolia questo ha una grande importanza, perché veramente ci porta sempre più vicini al successore di Pietro, ci fa sentire come lui veramente ha un cuore di padre e di pastore per tutti, e ci aiuta anche nelle relazioni con le autorità civili, perché ci permette di allargare la nostra testimonianza e di sentirla anche rafforzata nei confronti di coloro che con i quali ci interfacciamo nella vita di tutti i giorni. Grazie, Eccellenza, buon lavoro. Grazie anche a voi.